Vorrei vedere il Treviso che prepariamo durante il ritiro, durante la settimana, quindi un Treviso aggressivo che rubi palla nella metà campo avversaria, che applichi bene, lasciando molta fantasia ai calciatori, ma che applichi bene quello che sono i dettami tecnico-tattici. Tatticamente lei prima parlava di un 3-4-3. Sì, credo che il 3-4-3 sia, per la mia esperienza, il modo di. Il sistema di gioco che deve essere equilibrato, elastico, appunto, è razionale, quello che occupa meglio gli spazi in campo. Tifosi non sono moltissimi o molto calorosi. Lei cosa può promettere? Serietà, lealtà e abnegazione al lavoro sono le uniche armi che conosco per farmi apprezzare. Magari da volte sono passato un passo per uno un po' rigido con i calciatori, ma credo che tutti dobbiamo avere rispetto di chi viene a vedere le partite, di chi segue il calcio, rispetto di chi ci paga, rispetto di chi ci dà lavoro, perché è un momento difficile, indipendentemente che questo deve avvenire sempre, ma in questo è un momento particolare per l'economia mondiale, non solo italiana, e quindi non solo per il calcio. E quindi voglio giocatori motivati al massimo e io prometto soltanto questo, perché chi promette risultati sportivi non è leale con se stesso, perché nessuno può garantire un risultato di calcio.